Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la prova di volo del nostro Mavic Air. Diamo un'occhiata veloce al menu del nostro Mavic Air. Allora, qua in alto a destra abbiamo il setting di tutte le impostazioni del nostro Mavic che possiamo andare a modificare. In questo momento le ho lasciate tutte come sono di default. Da questa parte, se premiamo qua in alto dove c'è scritto Ready to Go, entriamo in un altro menu dove possiamo andare a modificare altre cose, guardare soprattutto certe informazioni tipo la temperatura della batteria, la carica della batteria, e possiamo anche calibrare la bussola o gli altri sistemi del nostro Mavic, cioè tipo l'accelerometro e così via. Possiamo andare a modificare le impostazioni del nostro radiocomando, cioè cambiare le funzioni. Possiamo formattare la scheda SD o l'unità di memoria installata nel nostro Mavic. Quindi adesso, dopo aver dato un'occhiata veloce al menu, possiamo provare con un decollo automatico. I satelliti ne abbiamo 14 in questo momento, quindi ci dice che è tutto pronto per il decollo. Possiamo iniziare a partire. Facciamo un decollo automatico. Ok. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Vedete che il Mavic in questo momento è fermo a un'altezza di 1,5 metri, che è l'altezza preimpostata nel decollo automatico. E guardate com'è fermo, cioè non sembra fermo su un cavalletto, non è stabilissimo. Adesso proviamo qualche funzione, perché comunque abbiamo solo una batteria, visto che non è stato possibile recuperarne più di una perché sono introvabili in questo momento. Proviamo a fare qualche funzione, proviamo a vedere qualche funzione di questo Mavic. Proviamo l'Active Track, che è l'impostazione che troviamo all'interno del menu premendo qua a sinistra sul radiocomando. Active Track, lui ci dà la possibilità di scegliere tra tre tipi di sottomenu, cioè praticamente lui ci rileva, vedete che fa un filo verde su di me, quindi possiamo scegliere se ci traccia, cioè lui sta fermo e ci segue. Cioè, se io adesso dobbiamo portarci all'altezza almeno di 2 metri, adesso lui mi rileva, quindi io seleziono. Se adesso io mi sposto, lui mi segue, stando fermo mi segue, gira su se stesso e mi tiene sempre inquadrato. Se usciamo da questa funzione e entriamo sempre in Active Track, possiamo selezionare un'altra opzione, che è quella del seguirci. Cioè lui adesso è inquadrato, mi rileva, se io mi sposto lui mi segue. Se guardate con che velocità, mi posso fare anche le finte, guardate come mi segue. Ok, adesso usciamo da questo menu. Torniamo sempre alla schermata delle funzioni principali del nostro Mavic. Proviamo l'effetto Quick Shot. In questo menu troviamo tutte le funzioni di riprese automatiche. Lui fa in automatico, fa riprese molto cinematografiche, cioè riprese pronte a essere condivise, soprattutto riprese che sarebbero molto difficili da effettuare con il radiocomando liberamente. Allora proviamo l'effetto boomerang. 3, 2, 1. Fa un countdown e parte. Fa tutto da solo. Vedete le riprese? Fa tutto da solo, guardate.
cioè lui ha fatto mettere in piedi un tartiglia tutto da solo. Proviamo in un altro, adesso proviamo sempre entrando nel sottomenu, possiamo provare questa helix, che è un altro aspetto secondo me. 3, 2, 1. Cioè senza il minimo controllo lui in automatico fa tutto questo. Se calcoliamo che lo fa in una dimensione piccolissima. E l'ha fatto tutto in automatico, cioè. Non so. Dopo vabbè possiamo alle gli altri funzioni di questo menu sono l'effetto cinematic che praticamente il drone lo guidate voi, però sarà molto dolce nelle frenate, nel cambio di direzione per dare un'immagine ancora più fluida di quella che dà già, perché con un gimbal che funziona benissimo come quello che ha già le immagini sono stra ferme. Diciamo che con il cinematic mode lo spostamento del drone, adesso lo proviamo, vedete se io lascio lui frena molto delicatamente, non di colpo come quando lo abbiamo con la guida normale, perché questo per dare un'immagine ancora più stabile alle nostre riprese. Interrompiamo questo modalità di guida. Adesso poi abbiamo le altre funzioni che sono tripode, che è praticamente come se fosse fermo sul cavalletto, cioè il nostro drone avrà dei movimenti alla velocità massima di 3 km all'ora circa, che è la velocità massima che potrà andare, e si muoverà molto lentamente da tutte le parti, questo per creare un effetto cavalletto. Poi abbiamo punto di interesse che praticamente lui gira intorno a un punto di interesse che può essere un oggetto o un punto creato da noi o addirittura noi stessi, questo dipende. In questo noi gli diamo il raggio che vogliamo d'azione, cioè il raggio che deve avere sul punto di interesse. Adesso proviamo la funzione Smart Cap, cioè la guida con i gesti. Attiviamo Smart Cap. Ok, appoggio il radiocomando in terra e adesso proviamo a guidare il nostro drone con i gesti. Vedete come è reattivo, cioè rispetto al DJI Spark che comunque funziona bene ma non è così reattivo, cioè io l'ho provato, non è così. Questo è reattivissimo, guardate, è spettacolare. Adesso lo riportiamo in modalità radiocomando. Ok, adesso è tornato in modalità radiocomando. Adesso proviamo la funzione in poche parole lui che trova un oggetto dovrebbe schivarlo, non fermarsi ma schivarlo. Adesso l'abbiamo attivata, proviamo questa funzione, vediamo se funziona. Vabbè, adesso no, mi è passato da sopra perché era sopra di me, troppo alto, ci abbassiamo. Vedete che è passato da parte a me e non si è fermato, si è spostato, ha suonato con tutti gli allarmi possibili che c'era un ostacolo ma l'ha schivato. Adesso un'altra funzione che possiamo andare a provare, portiamoci sempre un'altezza di 2 metri perché la maggior parte delle funzioni a quell'altezza lì, possiamo provare la funzione
Tap Fly. Quindi se noi diamo un punto dove andare al nostro drone, andrà in quel punto da solo. Quando arriverà al punto indicato si ferma. Abbiamo dato un punto al nostro drone, quando arriva in quel punto dovrebbe il treno girare intorno al punto. Adesso sta suonando perché le batterie sono scese sotto al 30%. Ecco, vedete che è arrivato nel punto che abbiamo indicato, si è fermato. Adesso lo facciamo tornare. Adesso proviamo, visto che le batterie stanno quasi finendo, facciamo l'ultima prova, proviamo il return to home e vediamo la precisione che ha questo Mavic nel ritornare da dove è decollato. Teniamo premuto il tasto sul radiocomando o anche nel display, adesso in questo caso schiaccio quello sul radiocomando. Go home. Ha suonato e lui adesso salirà a un'altezza preimpostata di 30 metri, che è l'altezza quella di sicurezza, che è preimpostata. Una volta salito a questa altezza tornerà. Spostati Chris, se no non atterra. Quando arriverà il punto landing, guardate la precisione, è impressionante, cioè lui sta atterrando sulla tendina di Minnie, che è grande più o meno quanto lui, cioè ditemi voi se non è imbarazzante la precisione che ha questo Mavic anche nel return to home. Cioè lui è tornato sulla tendina di Minnie, che è grande quanto lui praticamente, cioè guardate la dimensione, cioè lui è tornato in maniera super precisa. Quindi abbiamo visto un po' le funzioni principali di questo Mavic, direi che io non so cosa dire, cioè secondo me è perfetto, cioè tutto quello che fa lo fa bene, ovviamente costa, cioè fanno pagare quello che vi danno, però quello che fa lo fa bene, quindi
se uno lo compra sa di comprare un prodotto che può guidare tranquillamente, può fargli fare tutto quello che vuole senza il minimo impegno, cioè non bisogna essere dei professionisti nel farlo volare per fare riprese super fighe. Quindi boh, non so cosa dire, cioè secondo me questo Mavic veramente è un gioiello di tecnologia, dimensioni piccolissime, portabilissimo, cioè ci sta in tasca, il radiocomando ridisegnato apposta per questo Mavic, cioè non è né quello del Mavic Spark né quello del Mavic Pro, è un altro radiocomando, ha le levette, le nostre cloche si possono svitare per essere rimosse e messe negli appositi spazi che ha, così che il radiocomando lo potete inserire in tasca senza che vi dia nessun fastidio. Lui ve lo mettete nello zaino, nella borsa della moglie o dove volete, perché è piccolissimo. Quindi tirate voi le vostre conclusioni dopo aver visto questa prova, anche se le conclusioni secondo me possono essere di un tipo solo, cioè positive. Quindi se questo Mavic vi è piaciuto e il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciateci un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!